opportuno proporre all'esecutivo. Non vengo quindi con un pacchetto chiuso, ma con linee guida aperte che in un percorso di continuità rispetto a quanto fatto finora ed alla luce dell'evoluzione epidemiologica del Paese pongo a base di una discussione parlamentare da cui mi auguro possano arrivare contributi importanti al lavoro che ci aspetta nei prossimi giorni. Mi pare questo il modo migliore di rispettare lo spirito della nuova disposizione legislativa, che proprio oggi trova la sua prima attuazione, e di favorire la migliore relazione possibile tra Governo e Parlamento. Mi sia concessa però una premessa che giudico essenziale. Non dobbiamo perdere mai, nemmeno per un secondo, la memoria di quanto abbiamo tragicamente vissuto. Ogni scelta, anche quelle di cui discutiamo oggi, deve tenere presente cosa sono stati gli ultimi mesi per il nostro Paese. Lo dico con tutta la forza che ho dentro di me. Non possiamo, asciugate le lacrime, lenito il dolore, dimenticare l'incubo che abbiamo vissuto. No, non solo non dobbiamo dimenticare, ma abbiamo l'obbligo politico e morale di essere conseguenti, di trarre gli insegnamenti da una lezione senza precedenti, e questo anche il modo migliore per ricordare chi non ce l'ha fatta. Nessuno di noi potrà dire, in un giorno che spero non rivivremo mai più, non lo sapevo, siamo stati colti disarmati di fronte alla violenza di una nuova pandemia. No, adesso abbiamo l'obbligo di fare tesoro dell'esperienza, di valorizzare e mettere nelle condizioni di lavorare meglio tutto il personale sanitario e di correggere e superare i limiti che l'emergenza ha messo in evidenza. Dobbiamo farlo con equilibrio, consapevoli del lavoro che in condizioni inedite e drammatiche le istituzioni repubblicane nel loro insieme hanno svolto, senza giudizi autolesionisti che fanno male all'Italia, ma anche senza chiudere gli occhi dinanzi a quello che non ha funzionato come sarebbe stato necessario. Non dobbiamo perdere la memoria. Sono trascorsi 140 giorni da quando il 22 di gennaio, con zero casi in Italia, abbiamo istituito la task force per monitorare l'andamento dell'epidemia da Covid-19. Quella decisione, come tante altre che si sono succedute, è stata adottata prima delle indicazioni dell'OMS e prima di tutti gli altri paesi europei. Solo 9 giorni dopo, il 31 gennaio, abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza e il 21 febbraio, quando esplode il primo focolaio di Codogno e in poche ore cambia drammaticamente tutto. Scrivendo questo mio intervento, rimettendo in ordine cronologico i diversi avvenimenti, ho rivissuto la durezza di queste tantissime giornate, le tante ore drammatiche che abbiamo trascorso. È una progressione impressionante di fatti e decisioni, succedutesi senza un attimo di respiro per il Governo nazionale e per i governi regionali. Il 22 febbraio vengono istituite le prime zone rosse in Lombardia ed in Veneto. Seguono poi le ordinanze a doppia firma concernenti il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Liguria. Il 25 febbraio sono bloccate le attività museali, le gite scolastiche, le partite di calcio potranno svolgersi solo a porte chiuse. Il 1 marzo l'Italia viene suddivisa in 3 zone e il 4 marzo assumiamo quella che, a mio avviso, è stata la decisione più dolorosa, la sospensione delle attività scolastiche. Dal 9 al 23 di marzo, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ordinanze, entriamo in un lockdown progressivamente sempre più severo e totale. In mezzo a queste date c'è la nostra lotta contro il tempo per attrezzare una risposta adeguata. C'è non solo il lavoro senza sosta dei nostri medici ed infermieri, di tutto il personale sanitario, ma anche tante donne e uomini che hanno svolto il proprio dovere con onore. C'è la fondamentale attività delle forze di polizia, della protezione civile, di migliaia di volontari. A tutti loro andrà sempre la nostra più profonda gratitudine. C'è la ricerca difficilissima in tutto il mondo delle mascherine, la caccia ai tamponi e reagenti e soprattutto la corsa ad acquistare respiratori per le nostre terapie intensive. C'è un'iniziativa costante a livello europeo che nel G7 e nel G20 per coordinare le iniziative e le risposte su una scala sovranazionale, perché il virus, come più volte ricordato,
non ha mai conosciuto muri e confini nazionali. Ci sono i risultati raggiunti tra mille difficoltà: il raddoppio delle terapie intensive, la triplicazione dei posti nei reparti di pneumologia e malattie infettive. C'è un costante aumento dei tamponi eseguiti, c'è adesso una produzione italiana di mascherine, c'è un prezzo giusto di vendita al pubblico, c'è il ruolo e il rispetto che ci siamo a mano conquistati in tutti gli organismi sanitari europei ed internazionali. Le misure adottate sono state sempre accompagnate da scelte difficilissime. Esse, insieme ai sacrifici straordinari di milioni di italiane e di italiani, ci hanno permesso di piegare la curva del contagio. Non dobbiamo dimenticarlo mai. È con le misure che Governo e Regioni hanno adottato che abbiamo salvato la vita a migliaia di persone. Abbiamo alleggerito il peso insostenibile che arrivava sui nostri presidi sanitari e abbiamo sviluppato, giorno dopo giorno, le condizioni perché l'Italia potesse finalmente ripartire. Siamo stati il primo paese occidentale ad essere colpito. Abbiamo dovuto agire senza avere un modello facilmente replicabile. Le nostre scelte nelle settimane successive sono state seguite da molti altri paesi d'Europa e del mondo. Oggi possiamo dire che non vi era alternativa alla durezza delle misure adottate. I luoghi del mondo dove si è scelta una strategia più morbida, penso a chi ha provato a seguire la strategia dell'immunità di gregge, stanno pagando un prezzo molto più salato in termini di vite umane, oltre che in termini economici. Solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio abbiamo avviato la fase delle riaperture. Lo abbiamo fatto con prudenza e con gradualità. Siamo partiti dalle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e di commercio all'ingrosso. Abbiamo autorizzato alcuni primi spostamenti all'interno della regione di residenza e ancora la ristorazione con l'asporto. Due settimane più tardi, con il decreto legge numero 33 del 16 maggio e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio, abbiamo compiuto altri passi avanti nelle riaperture, con nuove misure che saranno efficaci fino al prossimo 14 di giugno. È importante ricordare un punto, e cioè che con il decreto legge 33 viene meno la norma fino ad allora vigente che consentiva alle regioni di poter attivare misure esclusivamente più restrittive rispetto a quelle stabilite dal governo centrale. È evidente che da quel momento in poi le regioni hanno la facoltà di poter intervenire con maggiore autonomia sulla base del monitoraggio costante che insieme stiamo attuando. Con i citati provvedimenti sono state assunte le seguenti rilevanti decisioni. Sono stati autorizzati gli spostamenti senza obbligo di autocertificazione all'interno della Regione. Nel rispetto dei protocolli hanno poi preso nuovo avvio attività economiche quali bar, ristoranti e servizi alle persone. Fermo il divieto degli assembramenti, è possibile riunirsi e sono consentite le cerimonie religiose. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito in forma statica, a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze personali prescritte e le altre misure di contenimento. Dal 3 di giugno ancora è ripristinata la mobilità su tutto il territorio nazionale senza autocertificazione e dal 3 di giugno sono consentiti gli spostamenti con riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea, a quelli dell'area Schengen, al Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi paesi non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, come avveniva prima. Permane invece, per chi entra o rientra in Italia da Stati o territori diversi da quelli che ho appena elencato, l'obbligo di trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un'altra dimora scelta dall'interessato o in mancanza determinata dalla protezione civile. Dal 15 giugno riprenderanno le attività per cinema, teatri e concerti, con il limite di 200 persone al chiuso e 1000 persone all'aperto. Sempre dal 15 giugno riprenderanno le attività ludiche e ricreative per i bambini.
Il filo che unisce tutti questi provvedimenti è la costante proporzionalità delle misure all'andamento della curva del contagio. Permettetemi in questa sede di ringraziare le donne e gli uomini che fanno parte del nostro Comitato Tecnico Scientifico, che ha accompagnato con proprie valutazioni ed indicazioni ogni passo che abbiamo deciso di compiere in un rapporto positivo tra scienza e politica, come è giusto che sia. Oggi non dobbiamo cambiare strada. Io credo che tutti, politica, mondo sanitario, scienziati, tanto più dopo un lockdown, dobbiamo avere misura nelle nostre affermazioni e mai dare messaggi contraddittori ai nostri concittadini. Dentro diverse legittime valutazioni e ricerche scientifiche, io credo che non dobbiamo alimentare una surreale divisione tra pessimisti e ottimisti. Una seconda ondata o una recrudescenza non è certa, ma è possibile, e quindi bisogna essere pronti. L'intervista di stamattina sul quotidiano La Stampa di Anthony Fauci è a tal proposito molto chiara. Restiamo tutti rigorosamente ancorati ad una valutazione oggettiva dei dati e dei fatti. Le nostre decisioni devono continuare ad essere orientate esclusivamente da valutazioni effettuate sulla base dei criteri di verifica che abbiamo deciso insieme alle regioni. Parametri precisi e severi che vengono controllati settimana dopo settimana da una cabina di regia composta dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle regioni, con verifiche molteplici e puntuali. Io ho fiducia nella serietà di questo lavoro, che sta migliorando di giorno in giorno. Anche sul monitoraggio, come su tante altre cose, non c'era un modello già pronto. Lo hanno elaborato i nostri scienziati ed è riscontrabile ad oggi una crescente accuratezza dei dati che provengono quotidianamente dalle regioni. La valutazione espressa sull'ultimo rilevamento è molto chiara e conferma le tendenze di quelle precedenti. C'è una costante: aumentano i guariti, si riduce la curva del contagio, molte regioni sono a zero o prossime allo zero, diminuiscono i deceduti. L'indice RT è in tutta Italia sotto la soglia di 1. Sono dati oggettivamente incoraggianti, che però continuano a rappresentare solo una parte della realtà. Le analisi rilevano con la stessa chiarezza due indicazioni ben precise che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare. La prima: l'epidemia non si è conclusa, non è finita, ci sono ancora focolai di trasmissione attivi. La seconda: il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. Questi due dati, altrettanto oggettivi come quelli positivi che ho precedentemente richiamato, ci devono invitare ad una convinta e responsabile ulteriore prudenza. Siamo sulla strada giusta, ma il nemico non è vinto. Perché convivendo con il virus, in una situazione in cui aumentano le attività e si liberalizzano gli spostamenti, ne deriva inevitabilmente il moltiplicarsi della probabilità di incontrare il Covid. Per questo è ancora indispensabile il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine, l'igiene personale, evitare gli assembramenti, restare a casa ed avvisare il medico immediatamente ai primi sintomi. Per questo bisogna ancora continuare a rispettare rigorosamente le misure di quarantena. Per questo non bisogna abbassare la guardia nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti per la riapertura delle attività produttive, commerciali e le altre attività autorizzate. Per questo ancora bisogna continuare a rafforzare le attività di screening e contact tracing, anche con le nuove tecnologie e con l'analisi sierologica in corso. Occorre tenere alto il numero dei tamponi effettuati, soprattutto per ricercare possibili focolai laddove il Covid ci ha fatto più male. Per questo non bisognerà esitare nemmeno un secondo a prendere nuovi provvedimenti rigorosi
laddove se ne manifesti la necessità. Sulla base di queste linee guida generali, con il prossimo DPCM, a cui lavoreremo immediatamente dopo questo passaggio parlamentare, dovremo decidere eventuali ed ulteriori misure di allentamento, su cui oggi ascolterò con attenzione le valutazioni del Senato della Repubblica e domani quelle della Camera dei Deputati. Uno dei nodi più rilevanti riguarda gli spostamenti internazionali da e verso i paesi extra Schengen. La mia opinione è che il quadro epidemiologico mondiale non offra ancora sufficienti garanzie per un'apertura senza regole prudenziali già dal 15 di giugno. I dati che arrivano da molte aree del mondo, in particolare dalle Americhe e dall'Oriente, segnalano una crescita preoccupante del contagio, che non possiamo permetterci di sottovalutare. In Europa le cose vanno meglio, ma il quadro globale è ancora molto, molto complesso. Ancora rimane aperta tutta la tematica relativa alle competizioni sportive agonistiche. Voglio ricordare che per quanto riguarda il calcio, il 20 e il 21 giugno riprende il campionato di Serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali e la finale di Coppa Italia, che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 e il 17 di giugno prossimi. Ci troviamo di fronte ancora ad una forte richiesta di apertura, anche in considerazione della ormai iniziata stagione estiva, di ulteriori attività ricreative. Penso ad attività ricettive come i centri termali, i parchi tematici, i rifugi alpini. Dobbiamo altresì decidere sui tempi e le modalità delle attività congressuali e sugli eventi fieristici che necessitano di una preorganizzazione anche in vista dell'autunno, previa adozione naturalmente di specifiche misure organizzative e di appositi protocolli di sicurezza. Anche qui, questa è la mia opinione, servirà cautela e prudenza, ma la strada non può che essere ancora quella di una graduale ripresa e di una graduale riapertura. Stiamo inoltre lavorando a specifiche modalità utili a consentire l'apertura in sicurezza dei centri estivi già autorizzati a partire dal 15 giugno, e particolare attenzione deve essere naturalmente data alle attività relative alla cruciale fascia di età 0-3 anni. Il Governo è inoltre al lavoro per garantire la riapertura in sicurezza assoluta di tutte le scuole a partire dal mese di settembre. La mia opinione è che questa riapertura rappresenti la priorità assoluta su cui concentrare tutta la nostra attenzione e tutte le nostre risorse. Il diritto all'istruzione dei nostri figli, garantito dalla Carta Costituzionale, è il fattore essenziale per il futuro del nostro Paese. Come evidente, la prudenza resta per me la regola fondamentale, perché non saremo definitivamente sicuri senza il vaccino, che è lo strumento principe per vincere definitivamente questa pandemia. L'Italia in queste settimane è stata protagonista di una forte iniziativa in Europa. Insieme ai miei colleghi, ministri di Germania, Francia ed Olanda, abbiamo costruito un'alleanza di testa che guiderà l'approvvigionamento del vaccino per tutti i paesi europei. Abbiamo scritto alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, affinché l'Europa proceda spedita in questa partita fondamentale per la salute dei nostri concittadini. Non possiamo certo essere spettatori di un mercato dove si fronteggiano le grandi superpotenze. L'Europa unita ha la forza politica, economica e scientifica per svolgere un ruolo da protagonista in questa battaglia. Nessuno Stato deve essere lasciato indietro. L'Unione deve essere in grado di garantire, attraverso un processo equo e trasparente, che tutti possano avere accesso al vaccino. E credo che da parte del Parlamento italiano, da tutte le forze politiche, debba aggiungere un forte messaggio affinché il vaccino sia considerato un bene pubblico globale, un diritto di tutti e non un privilegio di pochi.
Le settimane che verranno saranno davvero decisive. Noi dobbiamo continuare a lavorare per tenere unito il Paese da nord a sud. Non vincerà da solo un territorio contro un altro, ma solo la Repubblica nella sua unità. Sono le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono parole forti e chiare, nelle quali io sono certo si riconosce tutto il nostro Parlamento. Grazie, signor Presidente della Repubblica, per la forza che ha dato all'Italia in tutti i momenti più difficili che abbiamo attraversato in questi terribili mesi. E grazie per il suo richiamo costante alla necessità di non smarrire le ragioni dell'unità. Abbiamo dinanzi a noi una sfida ambiziosa per i prossimi mesi: trasformare una crisi così drammatica in una grande opportunità di ripartenza e di rilancio per l'Italia. Non è facile, non è scontato, ma questa è la vera partita che deve giocare il nostro sistema Paese. Per me questo significa, prima di tutto, capire la più grande lezione. Il Servizio Sanitario Nazionale è la pietra più preziosa che abbiamo. Oggi ne siamo tutti molto più consapevoli. Dobbiamo quindi chiudere, di conseguenza, definitivamente la stagione dei tagli. Ogni euro speso per la salute è un investimento per il futuro del nostro Paese. In 5 mesi, voglio ricordarlo, abbiamo investito più risorse degli ultimi 5 anni. Ma per me è solo l'inizio. Serviranno molte altre risorse provenienti da tutti i livelli. È indispensabile subito intervenire per recuperare a pieno regime le attività ordinarie sospese negli ultimi mesi, in cui la lotta al Covid-19 ha impegnato larghissima parte delle energie del nostro Servizio Sanitario Nazionale e non ha consentito il regolare svolgimento di tutte le altre prestazioni, che ora non sono più rinviabili. Oltre alle risorse, che sono e saranno sempre fondamentali, saranno indispensabili le riforme. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare e adattare il nostro Servizio Sanitario Nazionale al tempo nuovo in cui viviamo. I mesi del Covid hanno dimostrato alcune debolezze del sistema su cui dobbiamo intervenire con il massimo della determinazione e con il massimo del coraggio. Abbiamo iniziato a farlo con il decreto rilancio, che ha stanziato 3 miliardi e 250 milioni di euro, una cifra senza precedenti che consentirà di immettere nuova linfa nella sanità pubblica del nostro Paese. Penso prima di tutto alla necessità di rafforzare la sanità sul territorio, o di puntare sulla ricerca, o ancora a nuove politiche per il personale. Voglio fare un solo esempio, che però a me sembra molto significativo. Per 15 anni, in Italia, nel nostro Paese, è stata vigente una legge che ha bloccato la spesa annuale per il personale sanitario alla cifra del 2004 meno l'1,4%. Una norma che è stata vigente fino a pochi anni fa. Non si poteva spendere ogni anno più di quello che era stato speso nell'anno 2004 meno l'1,4%. Quella norma, che vorrei definire una vera e propria camicia di forza, frutto della stagione dei tagli e dell'austerità, vista con gli occhi di questi mesi, appare figlia di un tempo che non c'è più. Appare lontana anni luce dall'oggi. Basti pensare che solo in queste poche settimane le regioni hanno assunto, con il sostegno dello Stato, 25.947 persone dentro il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nei prossimi mesi dovremo avere il coraggio di investire come mai prima e di riformare con visione e lucidità. In conclusione, credo che oggi si apra una fase straordinariamente sfidante, che chiede a tutti noi, alla politica, alle istituzioni,
al Governo come al Parlamento un enorme salto di qualità. Le parole più chiare sulla posta in gioco e sul senso di fondo del lavoro da fare le ha pronunciate, a mio avviso, Papa Francesco, quando ha affermato che peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Io penso che tutti insieme abbiamo una grande responsabilità e sono convinto che tutti insieme dovremo lavorare per essere all'altezza di questa sfida. Grazie. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito. Ha chiesto di parlare il senatore Pagano, ne ha facoltà per 5 minuti.